Assemblea cittadina per le problematiche dell'ex consorzio del Salito. L'intervista all'avvocato Comparato. Avvocato Comparato, Assemblea cittadina qui a Mussomeli presso l'Aula consiliare Francesca Sorce in questo pomeriggio del 28 settembre 2018. Assemblea cittadino, problematiche ex-salito. A che punto è la situazione per quanto riguarda queste famose cartelle del 2015, se non vado errato? Allora sì, l'anno è quello del 2015, ma anche adesso quello del 2016 e stiamo continuando a contestare queste quote anche per il 2017 perché riteniamo che il nostro punto di vista, cioè quello che si debba pagare una tassa quando si usufruisce di un servizio, sia assolutamente corretto. Quindi oggi questa assemblea cittadina serve per dare contezza a tutta la cittadinanza di Mussomeli di quello che si sta facendo e si sta portando avanti nell'interesse della collettività. Ciccio amico, la gente cosa si aspetta di questa lotta che continua insistentemente e tenacemente? A noi intanto la nostra lotta continua perché è giusto continuarla, anche perché dal 2015 ad ora tante cose stanno cambiando, nel senso che ci troviamo in una situazione che ora con quelli di Agrigento facciamo parte tutti dello stesso consorzio che si chiama Sicilia Occidentale e si verifica una disparità di trattamento tra consorziati, cioè mentre quelli di Agrigento, Cammarata, San Giovanni Gemio, che sono tra l'altro persone limitrofe a noi, al nostro territorio, pagano se hanno un servizio irriguo, significa acqua per l'irrigazione, mentre se hanno l'acqua potabile o non hanno nessun altro servizio, vengono esonerate dal pagare di queste quote consortili, mentre noi, chi ha l'acqua potabile, fanno pagare il canone, il consumo e la quota consortile. Addirittura gente, la stragrande maggioranza, che non ha nessun servizio, cioè si trova ad avere un pezzettino di terreno, anche di 540 metri quadrati di terreno, non hanno né strada, non possono fare nessuna casa, nessuna cosa, sono costretti a pagare questa tangente. Si tratta di tangente. Io dico una volta per tutte, la Procura della Repubblica, ma perché queste cose non li va a vedere? Noi li stiamo denunciando dappertutto. L'assessore Edi Bandiera le sa, il garante del consumatore in Sicilia li sa, l'autority nazionale queste cose li sa, la politica è latitante, non va niente, siamo qua a combattere qua la gente giornalmente perché tutti di queste situazioni sono tutti, no, non ne possono più, cioè pagare delle tangenti legalizzate, di questo si tratta. Siamo qua a continuare la battaglia. La gente, certo, quando le cose se ne vanno per le lunghe, un po' si sfiducia, facciamo appello alla politica affinché si riappropri del proprio ruolo di stare vicino alla gente. Io la cosa che dico spesso alla gente è questa: dico, ascolta, tu hai votato Forza Italia, io ho votato 5 Stelle, un altro ha votato PD, ma perché non andiamo in questi nostri rappresentanti a dire, ascolta, ma che stai facendo per me, per questa quota consortile che è una vera e propria tangente? Questo è l'appello che questa sera lanceremo un po' a tutta la cittadinanza e continueremo a fare assemblee nel territorio. Già la prima si è fatta a Milena, la faremo a Campofranco, in altre zone, per andare poi a un momento unitario, tutti assieme a una grandissima manifestazione per dire basta, non se ne può più.